Noi non siamo uomini d'oggi, siamo nati in un tempo sbagliato, ma siamo nati per davvero. Noi leggiamo ciò che è scritto nel cielo, noi conosciamo il linguaggio della terra, eppure nessuno ha mai voluto parlare con noi. Massimo Morsello, nato a Il. Nato a Roma il 1958, il 10 novembre per l'esattezza. Ha iniziato l'attività politica? 1977, fine del 77. Giovane ma non giovanissimo. Direi diciottenne, appena diciottenne, nelle file del Movimento Sociale Italiano, nella zona dell'Eur per l'esattezza. Zona abbastanza forte per la MSI in quegli anni. Sì, anche se va detto che in quegli anni nessuna zona di Roma né d'Italia fosse sufficientemente forte da permetterti di essere fascista senza rischiare tutti i giorni, non dico necessariamente la pelle, anche se molti l'hanno rischiata e anche persa. Sicuramente anni in cui tornare a casa la sera era un problema, bisognava stare attenti. Nelle scuole non c'era l'ampia scelta, perché nella maggior parte delle scuole essere fascista significava essere completamente inaccettabile. Lascerò loro la loro squallida sicurezza, il loro povero successo. Amici miei, solo io so capirvi, solo io so dividere e sentire quello che sentite voi. Voleva dire fare politica? Ma il fascismo nazional popolare non era necessariamente in voga in quegli anni, c'era un senso di ribellione che somigliava moltissimo a quello dell'estrema sinistra. Non a caso ci sono stati dei momenti di superamento poi degli opposti estremismi, culminati poi anche in delle azioni particolari. Sicuramente l'impegno politico era un fatto generazionale, sia a sinistra che a destra. A destra una delle peculiarità principali era il fatto di essere politically incorrect, di essere fuori dagli schemi, e sicuramente nella destra estrema si trovavano i soggetti un po' fuori dal comune. Ma che voleva dire in concreto? Che si faceva? Ma in concreto nasceva tutto nell'ambito del Movimento Sociale Italiano, quindi nelle organizzazioni giovanili come appunto il Fronte della Gioventù o il Fuan Caravella, di cui poi facevo parte, e all'interno di questo partito nasceva una protesta che era giovanile, che era di base. Praticamente si rifiutava la politica di quegli anni, che era appunto gestita da Almirante e dalla sua corrente, che era la politica del doppio petto, la politica pro-americana, pro-CIA, pro-gente per bene, mentre in quegli anni era pressoché inammissibile per un onesto giovane fascista accettare una politica di quel tipo, anche perché era collaborazionista a livello anche di apparati dello Stato. Voi eravate quelli brutti, sporchi, però eravate anche cattivi. Beh, diciamo brutti, sporchi, fuori dagli schemi, anche cattivi, sì, nel senso che ci sono state alcune frange del nostro movimento che ha cominciato a imitare in un certo senso quello che stava facendo la sinistra a livello di lotta armata. Non avendo né la preparazione, perché non si andava come facevano le Brigate Rosse nei campi in Libano o in altre parti del mondo a prepararsi, a essere addestrati alla lotta armata, ci si difendeva, nel senso che sopravvivere politicamente in quell'area politica in quegli anni significava anche essere pronti a trasgredire, se vogliamo, anche pure abbastanza pesantemente la legge, anche se devo dire, per quello che mi riguarda e il gruppo di cui ho fatto parte, la morale, l'etica e appunto il senso di giustizia è sempre prevalso
fino al punto di non ergersi a giustizieri del popolo o cose di questo tipo. Nella maggior parte dei casi si faceva attenzione a non essere contraddittori in quello che era la politica e la morale di un fascista di quegli anni. Sono contento di essere poco furbo tra tanti che pensano solo ad arricchirsi, e 20 anni non servono solo a sognare. A 20 anni si può anche capire, strillare, si può anche giurare la morte al sistema, si può pagare pur di non tradire nessuno. E la fine di quel mio amico io la conservo nel cuore e mi dà la forza di continuare. La violenza come fatto anche necessario è sempre stata una cosa che mi ha lasciato molto perplesso, ripugnato in certe occasioni, perché appunto pur non avendo visto accoltellare nessuno, magari si è saputo di cose o di crimini nei confronti delle persone che in certi casi erano difficili da sostenere, anche se poi uno non necessariamente li criticava. Una cosa di cui un tipo di violenza che ricordo non mi ha mai ripugnato e che mi ha sempre in un certo senso anche esaltato e fatto trovare quello che poteva essere il mio stato di lotta naturale era quello degli scontri di piazza, quindi gli incidenti o con studenti di estrema sinistra o con le forze dell'ordine. Cosa dire se ci dovessero arrestare? Chiama gli altri e proviamoci a inquadrare. In realtà mi ha costato diversi arresti e diverse volte sono stato in carcere per questi motivi qua. Ma se sia voi che quegli studenti di sinistra eravate tutte e due, come si diceva, contro il sistema, perché vi picchiavate fra di voi? Ma come dicevo prima, questo fatto qua a un certo punto ha subito una flessione, come frequenza di incidenti appunto tra estrema sinistra e estrema destra. Rimane un fatto che devo dire che è ancora presente. Per quanto la sinistra possa essere, o l'estrema sinistra possa essere stata all'opposizione, ha sempre avuto una sorta di, quando si trattava di essere nell'antifascismo, si ritrovava con le parti peggiori dello Stato. Magistrato, ripeti ancora il tuo canto di morte, tu rimbomba e salta ancora nelle mie orecchie. Ancora se tu hai mai perdonato e quante volte lo hai fatto, se hai mai ascoltato una canzone. Diversi arresti e diverse volte sono stato in carcere per questi motivi qua. Ma se sia voi che quegli studenti di sinistra eravate tutte e due, come si diceva, contro il sistema, perché vi picchiavate fra di voi? Ma come dicevo prima, questo fatto qua a un certo punto ha subito una flessione, come frequenza di incidenti appunto tra estrema sinistra e estrema destra. Rimane un fatto che devo dire che è ancora presente. Per quanto la sinistra possa essere, o l'estrema sinistra possa essere stata all'opposizione, ha sempre avuto una sorta di, quando si trattava di essere nell'antifascismo, si ritrovava con le parti peggiori dello Stato. Magistrato, ripeti ancora il tuo canto di morte, tu rimbomba e salta ancora nelle mie orecchie. Mi domando ancora se tu hai mai perdonato e quante volte lo hai fatto, se hai mai ascoltato una canzone. Siamo sempre legittimati a questo odio, a questo risentimento, proprio perché alla fine li vedevamo, come li vediamo tuttora, protetti, mentre il fascista, come allora come adesso, non lo è mai stato, è sempre il primo a essere discriminato e messo al bando. Anche la nostra legge non conosce condoni attenuanti, pagherete tutti quanti.
stato in galera diverse volte, ma poi un giorno è arrivato un mandato di cattura più pesante degli altri. Il più devastante nell'ambito dell'estrema destra, dove 22 persone vengono carcerate, accusate di tutta una serie di crimini e di reati relativi ai NAR, e l'inchiesta viene poi chiamata NAR 1. Per mia fortuna e per assoluta coincidenza, quella mattina non mi trovavo né a casa mia né a casa di mia madre, che sono state visitate da diverse pattuglie dell'antiterrorismo, ma mi trovavo al posto di mare, dove appunto per qualche motivo sempre fortuito e fortunato l'antiterrorismo non è arrivato immediatamente. Quindi in tempo ho ricevuto la telefonata di mia madre, che mi ha detto appunto che c'era stata questa visita, e mentre io praticamente mettevo giù il telefono sentivo il rombo delle alfette, in quegli anni si usava, e sono saltato dalla finestra e lì è cominciata. E poi tutto è successo, senza rendermene conto, e ho strillato vittoria. Un iniziale 3 o 4 anni di lavori umili, appunto nelle cucine dei ristoranti o come autisti di taxi privati, nasce quella che poi è un'impresa di tutto successo, e nasce appunto insieme a Roberto Fiore, che oltre ad essere mio socio, amico e camerata, aveva diviso con me. Parliamolo un momento di scherzare, parliamone seriamente. La Meeting Point, che è un'azienda che nel giro di pochi anni riuscirà ad aprire sedi in tutta Europa ed assumere più di 100 dipendenti, per la maggior parte persone che credono nel modello economico che noi stessi inventavamo, pur non inventando niente di nuovo, perché sappiamo tutti che il corporativismo e socializzazione sono parte del bagaglio culturale sociale fascista. E questo gruppo di persone, motivate appunto da un modello particolarmente accattivante e motivante, creavano quella che poi è stata anche un po' il punto di riferimento per tutte le persone nella nostra area politica avessero dei problemi con quello che era considerata la giustizia in quegli anni. E tra qualche bacio è Natale, tra quanti Natali tornerà, col suo mignolo storto, ma che non gli fa male, i suoi baffi che mai taglierà, ma sull'eco di una bestemmia non lo vedo tornare a Natale. Però ci sono persone che sostengono che in questo vostro successo imprenditoriale, anche nel felice esito del vostro processo, abbia invece giocato una vostra certa disponibilità a collaborare con i servizi britannici. Ma le storie a lieto fine di per sé sono delle storie che suscitano a volte invidia, a volte stupore, a volte incredulità. E direi che a riprova della nostra, definirei innocenza in tal senso, è il fatto che è la nostra storia politica. Noi siamo arrivati all'esilio di 20 anni, alla residenza di 20 anni, attraverso una rottura totale e netta con un mondo, che era quello anche della destra, che fosse collaborazionista con quelli che erano gli apparati, i servizi segreti dello Stato. Noi siamo sempre stati contrari, siamo sempre stati per una politica che fosse appunto al di fuori, che fosse pulita, perché noi reputiamo sporchi certi personaggi dell'estrema destra, di generazione ovviamente precedente alla nostra, che hanno avuto a che fare con i servizi segreti. Per noi è inaccettabile, moralmente considerata un'infamità, e quindi non la commetteremo mai. E non ci sono nessun tipo di prova contro di noi in tal senso.
accaduto che una costola del Fuan sia diventata nave? Il fatto stesso di sopravvivere e di difendersi, in un certo senso, significava in quegli anni armarsi. Armarsi significava ricorrere a tutta una serie di illegalità che giorno dopo giorno richiedevano un'illegalità maggiore e dei reati in più. La cosa chiaramente è poi degenerata, nel senso, in effetti è vero, una costola ha poi scelto la strada del terrorismo vero e proprio, ma si tratta di una piccola minoranza. Lo faremo sentire ancora chi ce l'ha fatta a pagare cara, sentendo parlare degli amori di ieri, con le mani sudate alzeremo i bicchieri e alzeremo i ricordi come si alza la testa, cominciando da capo, da quello che resta, leggendo tra le righe del nostro cammino capimmo qual era il nostro sporco destino. Qual è in fondo il messaggio che come padre ti senti di dare loro? Di non rinunciare, che se c'è qualcosa in cui si crede non si può lasciar perdere. Sarebbe, vanificherebbe l'idea di un'esistenza dignitosa. Questa vita che ridendo ci prese per mano. La ricostruzione nazionale in senso pratico, al di là delle parole della demagogia. Sì, i punti li vediamo anche dal manifesto. Sì, appunto, i punti sono molto semplici, sono molto essenziali. Secondo me, secondo noi, sono la ricetta della salvezza della nazione, per come è ridotta in questo momento in stato terminale, di malattia terminale. L'abrogazione delle leggi abortiste, che secondo noi è la base di una qualsiasi societas che non ha il diritto di essere tale se uccide i propri figli. Appunto, sempre in virtù di quello, la crescita demografica, che è un aspetto essenziale della rinascita di una nazione. Blocco dell'immigrazione e avvio di un umano rimpatrio degli immigrati. Ecco, appunto, non si può soppiantare, non si può sostituire al non aborto e alla crescita demografica con l'immigrazione. Perché una nazione in questo modo viene completamente privata. Ma siete quindi un movimento esplicitamente razzista? Assolutamente, non è un fatto. Il razzismo è più, come posso dire, è più figlio di chi ce lo imputa. Il razzismo biologico, quello del sangue, è un razzismo talmudico, è quello che vuole i propri figli sposati con lo stesso tipo di sangue appunto dei propri figli. La nostra è un fatto di reale tolleranza, nel senso che noi pensiamo che l'unico modo di aiutare gli immigrati nei paesi in difficoltà sia quello di aiutarli in loco e non privarli, quindi mozzarli della cosa più importante che hanno, che è la loro identità nazionale, la loro terra. Un popolo senza terra, senza la propria terra, non è un popolo. Siete un partito cattolico? Abbiamo... Io personalmente sono cattolico, il segretario nazionale certamente anche lui e molti degli nostri aderenti. Non è una condizione sine qua non. Sicuramente troviamo una similitudine tra quelli che sono i diritti naturali e l'ordine naturale e la religione cattolica. Siete un partito fascista? Di nuovo, sarebbe anacronistico dire che siamo fascisti, perché il fascismo in un certo senso, certi aspetti del fascismo non esiste più, però nello stesso tempo non prendiamo le distanze dal fascismo. Io tantomeno che sono un estimatore diciamo di quella che è stata l'opera di Benito Mussolini. Siamo sicuramente fedeli al fascismo, ci sono degli aspetti sociali del fascismo che sono molto seducenti per quanto riguarda quella che può essere la soluzione politica di un paese come il nostro. Non stiamo cercando di ricostituire il partito fascista, perché il partito fascista, come qualsiasi altro partito nell'arco democratico, morirebbe del suo male peggiore, che è appunto la democrazia. Ma per voi quindi valori come democrazia, libertà, tolleranza non significano nulla, anzi sono disvalori da combattere? Beh, il problema principale è il valore semantico dei termini. Io direi
che sono nazional popolare, vorrei che il popolo avesse il potere sul serio, non per finta. Libertà è un valore molto alto per me, però nello stesso tempo non credo che ci debba essere in una società giusta la libertà di fare quello che si vuole. Ed è un valore da proteggere, ma è un valore da non usare per poi far passare le cose più sporche, più dissolutorie che vengono fatte passare oggi nella società moderna. E dell'Alleanza Atlantica, della NATO? Ritorno allo stesso discorso, parliamo di NATO, parliamo di Alleanza Atlantica, però lì stiamo parlando di America, quindi è un ordine, il poliziotto planetario che decide ciò che è legale, ciò che non è legale nel pianeta e passa immediatamente dal giudizio all'imposizione della pena. Ovviamente vedere popoli come quello del Kosovo soffrire è una cosa spiacevole. Usarlo per poter fare i propri comodi economici in Jugoslavia è ben altra cosa. Siete un partito rivoluzionario, volete fare la rivoluzione? Paradossalmente no, nel senso noi vogliamo ritornare a quelli che sono i valori tradizionali. C'è poco di rivoluzionario, anche se paradossalmente tutto ciò poi diventa rivoluzionario. Noi siamo un movimento che vorrebbe ridare ordine alla famiglia, ridare ordine alla società. Quindi rivoluzionari sì, perché paradossalmente essere conservatori, essere tradizionali oggi significa essere rivoluzionari. Ma la rivoluzione può comportare anche l'uso della violenza per raggiungere i propri scopi? Ma l'uso della violenza oramai, come dicevo prima, è un fatto metabolizzato e sorpassato, è una grossa trappola a cui mi auguro nessuno cadrà più. È una maniera, in un certo senso, per bruciare quelle che sono le proprie idee. Noi, io in particolare, tutti quanti useremo tutto il nostro potere perché ciò non accada. E che età hanno generalmente i vostri militanti? Ma i nostri militanti in tutta Italia sono quasi 2000, e credo di poter dire, anche con una certa nota di piacere, di poter dire che è il movimento con più giovani alla destra di Alleanza Nazionale, quindi il movimento di estrema destra con più giovani al momento in Italia. Direi che l'età varia tra i 17 e i 30 anni. Ma quante possibilità vi date realisticamente di ottenere quello che volete? Ma chiunque conosca un militante politico sa che è una domanda che un militante politico non si fa mai, e se la si fa e se la risposta è deludente, aggiunge quel tono di romanticità alla scelta politica ancora di più. A me, per quello che mi riguarda, la mia scelta politica è cominciata a 18 anni e dubito che cambierò mai idea. Non hai mai avuto il dubbio che il fatto di continuare a fare politica in modi e con toni e argomenti molto simili a quelli di 20 anni fa dipenda dal fatto che voi siete stati fuori dall'Italia per 20 anni e che oggi in fondo questo paese è un altro paese rispetto a quello di allora? Sì. Però più che definirlo uno svantaggio, lo definirei un vantaggio. È come una persona che in un certo senso venga ibernata e quindi non più esposta a quella che è la dissoluzione. La spada è soltanto la casa e il suo canto com'era, per il canto più freddo di una fredda galera, e uccidemmo la noia, annoiando la morte.